signori, chi è nell'androne se è pregato di entrare, così diamo inizio alla 21ª edizione del simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati e i fenomeni connessi. Allora, Nico Adula, il responsabile del comitato scientifico del CUNY, ingegner Massimo Angelucci, qui alla mia destra, e a questo punto dovremmo, diciamo, iniziare in perfetto orario, senza particolari sballature, perché è importante con tutti gli interventi e le cose che ci sono da fare. Allora, il primo oratore di questa tornata pomeridiana è Vladimir Monaco, che è il presidente del Centro Polonio Nazionale. Non ha ovviamente particolari bisogni di essere presentato, perché sappiamo tutti chi è. A questo punto, diciamo che tenendo presente appunto che il tema che ci siamo imposti per questo UFO, per questo congresso, è dagli UFO al contatto di massa, io non, come dire, perderei altro tempo, come suol dirsi, in salame vecchi, anche se siamo tutti interessati a mandare avanti le cose nel più breve tempo possibile e al meglio. E quindi io sono lieto di presentarvi Vladimir Ungolotti, che è il presidente del Centro Polonio Nazionale. Prego. Grazie. Grazie. Aspettate ad applaudire perché non sapete cosa. Allora, comunque vi ringrazio per la cappiara in bianco. Il titolo di questa relazione si ispira al titolo suggestivo degli X-Files, The Truth Is Out There, la verità è là fuori, perché come avevo già detto, a differenza di altri argomenti, qui ci sono degli argomenti ben consolidati da più di 50 anni, quindi chi vuole parlare di questi argomenti dovrebbe quantomeno essere documentato, perché noi diciamo, è bello essere scettici quando si è documentati. Prendete il libro del rapporto Condon, è sicuramente un libro che chiude in maniera scettica, ma in realtà sono 1000 pagine di pura ufologia con tracciati radar e tutto, quindi roba concreta, vuol dire che comunque si sono sporcati le mani su un argomento molto... Ma torniamo un po' alla visione universale. Questa è una bellissima foto, quelle che vedete non sono stelle ma sono galassie. Noi conosciamo il 4% della nostra galassia. Pensate che le galassie sono 300 miliardi, facciamo un po' il conto di quello che non sappiamo. Come diceva un filosofo dell'antica Grecia, l'unica cosa che non so è che io non conosco. E forse questo pensiero dovrebbe essere il pensiero che illumina i ricercatori, perché uno scienziato, più che un burocrate, dovrebbe essere colui che cerca, non per rifarmi alla frase di Gesù, siate curiosi come i bambini, ma sicuramente gli scienziati che erano curiosi come i bambini hanno rivoltato il mondo come un calzino e hanno fatto fare dei salti notevoli all'umanità. E il mio intervento tratterà molti argomenti, perché io dico che c'è stato un cambio di paradigma. Alcuni non se ne sono accorti perché è stata una specie di brainstorming mediatico. Io ho provato qui a riassumerlo, e quindi molto velocemente, come nell'ultima parte del film 2001 nello spazio, che vedete queste immagini che scorrono velocemente, vi dovrebbero in qualche modo riparametrare delle notizie che sono state date, così buttate qua e là con un puzzle smontato. Io devo provare a rimontarlo per vedere cosa esce fuori. Allora, se pensiamo che su questo argomento, e vedete perché è importante Einstein, perché lo troviamo un po' come il prezzemolo in molte cose. Lui disse una volta: i dischi volanti, la gente indubbiamente ha visto qualcosa. Il capo dell'ONU, e questo è importante anche il programma ONU, perché vedremo come le Nazioni Unite torneranno più volte su questo argomento, disse che la cosa più importante dopo la guerra del Vietnam è il fenomeno UFO, in piena guerra Vietnam. Quindi una dichiarazione molto impegnativa per un segretario generale. Il presidente degli Stati Uniti Truman, anche qui vedremo il problema della relazione Truman-Einstein, disse nel 50: vi posso assicurare che i dischi volanti, ammesso che esistano, non sono costruiti da nessuna nazione della Terra. E Jung, che molti in TV citano come un grande scettico, disse proprio l'opposto. Lui scrisse tra l'altro il libro Alcune cose che si vedono in cielo. Lo si dice proprio l'opposto: i dischi volanti sono una realtà concreta, l'uomo vede delle cose che sono molto importanti. E qui c'è il grande rivoluzionario russo Vladimir Ilyich Lenin. Lo dico per intero, visto che anche io mi chiamo Vladimir, non c'entro niente, non sono sicuramente uno statista, però disse una cosa importante: in un momento dove c'era stata la prima guerra mondiale, oppure la violenza, le guerre che avevano insanguinato per centinaia di anni l'Europa, disse questa frase: se riuscissimo a stabilire delle comunicazioni interplanetarie,
tutti i concetti filosofici, morali e sociali dovranno essere riveduti. Ciò imporrebbe la fine della regola della violenza quale mezzo e metodo di progresso nel 1920. E tra l'altro la fece al famoso giornalista e scrittore Herbert George Wells, che oltre che essere un collaboratore della Morning Star britannico, aveva scritto il libro La guerra dei mondi, che poi vedremo l'altro Orson Welles poi sperimentò come culto teatrale oppure come un test psicologico, chi lo sa. E su questo argomento abbiamo come prove corroborate le dichiarazioni degli astronauti, cioè quelli che sono andati nel cielo, quando noi ci andiamo con strumenti che sono pericolosissimi, sono lattine di Coca-Cola, e tutti quanti hanno visto qualcosa nel cielo, qualcosa che era notevolmente più grande delle nostre piccole Gemini o Mir, che sono lunghe qualche decina di metri. Quindi vedevano oggetti che sono molto più grandi, scala di centinaia di metri. E chi le costruiva? Quindi abbiamo pari merito dichiarazioni russe e americane su questo. Io sto facendo una carrellata molto veloce, ma per inquadrare il fatto che delle persone competenti hanno fatto delle dichiarazioni impegnative, sono delle persone che hanno un profilo psicologico, attitudinale di primissimo livello. Nessuno affida un'astronave di decine di milioni di dollari a un personaggio un po' svitato, un po' curioso. Quindi sono persone al di sopra delle altre, hanno delle capacità, doti notevoli che gli permettono di gestire queste responsabilità. Eppure queste persone hanno dichiarato tutte di aver visto oggetti pilotati, perché la natura di questi oggetti che affiancavano le navette russe o americane erano di tipologia intelligente. Facciamo un passo indietro. Marconi, 1920-1924, è considerato tra gli inventori della radio, in realtà del telegrafo. Comunque, lui, sperimentando delle onde radio, intercettò dei messaggi che la fonte veniva da Marte. Certo, su Marte sappiamo tutti che non c'è niente, però è interessante vedere che lui, insieme a Tesla, avessero ricevuto dei messaggi. Tra l'altro la Marina degli Stati Uniti, durante un'esercitazione, qui vedete il telegramma, disse: spengete tutte le prime radio sperimentali, perché pare che in quel periodo Marte era tra l'altro vicino alla Terra, ci sono delle strane trasmissioni radio. E allora le trasmissioni radio non è come adesso, chi le faceva? Erano da primi albori. Quindi sono cose che non sono prove definitive, ma sono tantissimi indizi di messaggi che abbiamo ricevuto probabilmente, che sono caduti nel dimenticatoio. La famosa frase che dicono gli scettici: ma Fermi diceva dove sono questi extraterrestri se ci sono? Beh, vorremmo ricordare che il bosone di Higgins, tutti lo cercavano, l'hanno scoperto pochi giorni fa, pochi mesi fa. Cosa vuol dire? Se questi avvistamenti per me sono convalidati dalle statistiche militari, vuol dire che qui ci siamo trovati nell'ordine di 50 anni con 1,5 milioni di oggetti che vagavano per la Terra. E nemmeno la Spectre, la nemica di James Bond, avrebbe tanti piloti da mettere a disposizione, perché ricordo che per un aereo che vola, 3 sono a terra. Quindi avremmo una flotta aeronautica di circa 5 milioni di avioggetti. Non sapremmo nemmeno dove nasconderli, dove metterli. Quindi queste frasi andrebbero poi in qualche modo rimandate al mittente, rovesciando la frase: se fossero terrestri, io non ho la presunzione di paragonarmi a Marconi, però il libero arbitrio esiste, e porsi delle domande, anche se stupide, è utile, perché si fanno progressi ponendosi delle domande. Se avesse ragione Fermi, io dico: ma se queste cose allora sono terrestri, dove sono i piloti? Dove sono gli aeroporti? Credo che nessuno sarebbe in grado di rispondere. È un dato matematico. La matematica e la logica sono due cose che ancora non si possono mettere in discussione così facilmente. Poi cosa scopriamo? Che degli scienziati che per natura dichiarano la non esistenza di queste cose ci dicono: accidenti ci sono, ma abbiamo paura, se ci intercettano ci massacrano. Questo già negli anni 50. Recentemente Stephen Hawking dice: certo che ci sono tante razze là fuori, ma se ci incontriamo con loro sarebbe la nostra fine. Devo dire che la Gittard, che aveva citato poc'anzi Pinotti, che la direttrice del SEDI, giustamente ha detto: ma se una civiltà è così avanzata, chi arriva qui? Vuol dire che loro di farci la guerra non se ne parla. Allora mi ricordo la frase di Lenin, che cadrebbero tutti i principi, che forse non sarebbe la violenza l'arma di contatto. Quindi, come vedete, i pensieri antichi diventano molto più moderni di quelli che dicono di essere pensieri di progresso. Qui abbiamo la foto presa a San Marino, che è stato un onore per me con Drake.
Tanto io me l'ho citato in una relazione sul suo lavoro, quindi è stata una cosa forse un po' presuntuosa, ardua, però ha dato una grande soddisfazione. Poi lui cosa ha fatto? Da buon scienziato ha provato a creare un protocollo di analisi sulle possibilità delle civiltà del nostro pianeta. Persino Paul Davis ha cercato in qualche modo di rivedere questa cosa, ma con esiti non positivi. Continuiamo a premi Nobel dell'astronomia che continuano a dirci: questi alieni sono pericolosi e sono cattivi. Io vorrei fare una domanda a queste persone: se dicono che nello spazio tutto al cuccio sono delle molecole, qual è il problema? Una meteorite con delle molecole, no? C'è qualcosa che non torna. E quindi il famoso ragionevole dubbio in qualche modo dovrebbe essere instillato nelle nostre menti. Vediamo che già nel 1970 alcuni relatori all'ONU dicono che non saranno mai rilevati al mondo, rivelati al mondo i messaggi degli extraterrestri, perché il mondo non è pronto. Paul Davis si autoinveste nel Post Detection Protocol, ma io ho fatto adesso un corso con l'Università di Edimburgo, è un corso così, fatto per quasi un per gioco, i primi giochi che si fanno. Una delle domande era: secondo voi chi deve rappresentare il pianeta Terra? Bella domanda. La Cina perché ha più abitanti, gli Stati Uniti perché dicono di essere la prima potenza del mondo, l'Europa perché è la culla della civiltà, o i paesi emergenti, non lo sappiamo, però sicuramente sono problemi che non possono essere evasi, perché vediamo che nelle comunicazioni pubbliche iniziano ad emergere delle inquietanti coincidenze. Questo è una slide dove si vede l'universo. La Terra ha solo 5 miliardi, questo per esempio nella rappresentazione del Big Bang abbiamo circa 13 miliardi di vita nell'universo, quindi se pensiamo che possono esistere delle civiltà che hanno la differenza di ben 7 miliardi di anni più avanti rispetto alla nostra, credo che per loro forse fare un balzo da una parte all'altra dell'universo sia una cosa molto più semplice che per noi. Noi in fondo siamo come gli scienziati dell'Amazzonia che quando vedono giù un oggetto dicono: come fanno a costruirli? Noi vediamo il club mediterraneo con l'accendino che fa fuoco, noi siamo ancora qui a sfregare le bacchette di legno. È un problema. Ma il problema è perché noi abbiamo la presunzione di dire che la scienza, dove siamo arrivati a conoscere, è la tappa finale. Invece la scienza dovrebbe essere un continuo divenire, quindi probabilmente, come diceva Campanella, quello che conosco è scienza, quello che non conosco è magia. Il famoso regista Kubrick diceva che se ci fossimo trovati di fronte a un alieno, l'avremmo scambiato per un grande mago, un grande stregone, ci potrebbe avere fatto vedere cose di tutto e contrario di tutto, avere degli strumenti che ci possono aver ipnotizzato, o in qualche modo, altro che Colombo con gli indigeni. Se arrivano qua in qualche modo faranno, come è stato già detto, ma non sta a noi dire come fanno, noi diciamo solamente: prendiamo atto che c'è da fuori un grande traffico, chiediamo solo che questo traffico in qualche modo sia controllato e che ci si ponga delle domande. Siamo visitati, tra l'altro i militari lo fanno di mestiere, perché loro devono sapere se lo spaziale viene invaso o meno. C'è una dichiarazione del Ministero dell'Aviazione Civile britannica che ha detto che una volta al mese loro sono volati da oggetti sconosciuti. Dichiarazione pubblica. Certo, la fatica è dover andare a scartabellare, ma le fonti ci sono, poi vedremo che noi le citiamo. Ma un'altra cosa ci sorge: la scienza dice cerchiamo più i nostri strumenti. Io vorrei ricordare che le prime forme di comunicazione sono state col tam-tam. Se qualcuno che ancora usa il tam-tam pensasse di trovare, di cercare in Europa segnali di vita intelligente perché suonano tam-tam, direbbero che in Europa vita intelligente non ce n'è, e forse non ce l'hanno tutti i torti. La stessa cosa gli indiani d'America, che usano i segnali di fumo. Se dovessero cercare, forse vedrebbero Porto Marghera, qualche fumo, ma di vita intelligente non c'è traccia. Il segnale Morse, l'alfabeto Morse, è stato dismesso da pochi anni, eppure per tanti anni era il primo riferimento per mandare le comunicazioni civili e militari. E in 70 anni sono cambiate tante forme di comunicazione. Roma è stata la prima capitale europea a togliere le frequenze televisive normali e passare a digitale terrestre. Se un'estra terrestre riesce ad arrivare da noi, però usa una tecnologia di comunicazione antica, direbbe sul VHF non c'è nulla, quindi non c'è nessun abitante. È un paradosso, sto lavorando su paradossi, ma questo per farvi capire in realtà come ci siano delle cose strane. Nella nostra terra ogni anno spariscono 2500 lingue e linguaggi, e la madre terra, il nostro pianeta Gaia, non riusciamo a comprendere che quando muore qualcuno va perduto quel linguaggio, e poi abbiamo la presunzione di intercettare un messaggio extraterrestre e decodificarlo.
E quello che un po' quando si parla di presunzione, io credo che il nostro il compito di ogni cercatore sia quello di quello classico, catalogare, segnare, cercare di capire e porsi domande. Ad esempio, qui c'è una provocazione. Negli scrivi dell'antica Roma, i romani vedevano armi strane, anche i Clipeius Ardens, e gli scrittori sono tantissimi, Tito Livio, Svetonio, gli scrivi militari che erano i più affidabili, che scrivevano certosinamente tutto quello che accadeva, anche quello che mangiavano. Dicevano, abbiamo visto a Canne una nuvola a forma di disco, di scudo, c'era una cupola trasparente e due grandi sacerdoti con dei sai bianchi. Sono stati lì fermi 2 ore e poi sono schizzati via. Fa parte degli annales militari, potete andare a controllare. C'è la moneta di Pertinace. Forse se San Marino avesse fatto una moneta si sarebbe ripagato altro che il convegno. Monete che testimoniano degli eventi clamorosi, ma delle manifestazioni tecnologiche, non manifestazioni naturali. Qui poi noi ci siamo imbattuti in una lettera anomala, prima che nasca l'ufologia, perché l'ufologia ufficialmente nascerebbe il 26 giugno del 47. Eppure, a proposito di Einstein e Truman, Einstein e Oppenheimer, che appena fatta scoppiare la prima bomba atomica, sono diventati subito, tra virgolette, obiettori, erano contro il nucleare, ci sono posti la domanda, le onde che si vanno in giro per lo spazio, se c'è qualcuno che avrà disturbati. Quindi sarà il caso che il governo degli Stati Uniti attui un protocollo per capire che succede, perché siamo presi una bella responsabilità. Questa lettera fa parte della libreria delle biblioteche del Congresso, noi abbiamo qui il nostro grande traduttore, qui vanno i nostri sempre ringraziamenti per il lavoro che fa, per cui fa le traduzioni certificate, dice ci sono delle incongruenze sui termini, ma d'altronde allora non esisteva il termine UFO, non esisteva il termine astronave, e vediamo che ci sono delle coerenze, perché poi anzi lo ritroveremo in altre commissioni di studio sugli UFO. Se 47, la cosiddetta icona, Kenneth Arnold che vede come pilota i primi UFO, e queste sono fotografie di UFO. Ora se qui ci fosse un fisico, o un astrofisico, o un ingegnere aerospaziale, gli dovremmo chiedere, a parte queste foto sono state fatte negli anni 50, non sono false, perché ci sono i negativi, come fanno a volare? Non hanno ali, non hanno motore, e sono state fotografate da piloti militari all'altezza di circa 11.000-15.000 metri d'altezza, durante conflitti come il conflitto di Corea, il conflitto del Vietnam. E noi ci chiediamo, ma perché queste cose ce le chiediamo noi? E non chi dovrebbe in qualche modo porsi il problema che continuiamo a mandare nello spazio delle lattine di Coca-Cola se noi avessimo in possesso aeronavi di 20-50 metri a decollo verticale a Mach 50 o che curvano la luce? Non vi rendete conto che non sono mai state usate in guerra? La prima cosa che fa l'uomo, si dispace un parabellum, le usa nel campo di battaglia. Nella guerra in Iraq avete visto un UFO? No, allora non sono terrestri. Il rasoio di Occam che dicono gli scettici è a nostro favore. È per questo che noi diciamo che in ufologia il peggior nemico sono i finti ufologi o quelli che usano male il rasoio di Occam, si tagliano da soli. Perché il rasoio di Occam dimostra che se questa tecnologia non siamo in grado noi di poterla fare, perché se esiste il metodo galileiano della ripetibilità dell'esperimento, fatelo. Se qualcuno riesce a rifarlo è un bel salto per l'umanità, altro che il salto sulla Luna, più colpasso per l'uomo, grande salto per l'umanità. A noi questo ci risolverebbe tanti problemi, non inquinante, velocità, tempo, punto luce, incredibile, ma tutto ciò non avviene, quindi vuol dire che non è roba nostra, e se non è roba nostra è roba extraterrestre. Allora improvvisamente vediamo che c'è stato un rincorrersi su questa questione. Io cerco di andare velocemente perché volevo fare una cosa più schematica, questo è il Project Blue Book, e di questi avvistamenti recensiti dall'aeronautica militare indagati ce ne sono 701 che sono inspiegabili, qui abbiamo delle statistiche, esistono fonti, esiste il cosiddetto metodo della griglia interpretativa, ci sono anche qui oggetti durante la guerra di Corea, astronavi di 20-30 metri che volano in maniera clamorosa, se erano coreani poveri americani, se fossero stati americani poveri coreani e cinesi, siccome non è mai successo nulla di tutto ciò. Queste foto rafforzano ancora di più, ma qualcuno dice, ma non esistono documenti, eccoli, basta saperli leggere. Anche nel 44 dicevano ci sono Auschwitz, Birkenau, ma non è vero, sono tutte balle. Poi quando gli hanno detto, eccole, noi diciamo, eccole, il negazionismo è il principio che fa impoverire la mente umana, bisogna essere un po' più... La verità, qualcuno diceva rivoluzionaria, ma la verità la rende liberi, lo diceva Gesù, non qualcun altro, Gesù. Torniamo al Project Blue Book, ai rapporti sugli UFO.
carta certificata, esistono documenti ufficiali. Gli Stati Uniti, per in qualche modo addomesticare il progetto del Blue Book, avevano messo le mani avanti, evitiamo shock culturali come ci fu nel 38 con Orson Welles, creiamo una commissione di saggi, tutti astrofisici, se c'è qualche cosa che non va, gli intortiamo la cosa. Sono intervenuti invece un certo Einstein e Oppenheimer a dire fermi tutti, non potete fermare il progresso dell'umanità. Questa foto è la prova provata che certi scienziati si sono in qualche modo incaricati di portare avanti un discorso che invece poi si è spento con la loro morte. Nessuno ha avuto forse né la statura né la levatura, ma nemmeno la capacità dialettica di portare avanti queste cose. Si va per salti. Durante il progetto Blue Book uno di questi astronomi astrofisici ha detto: io sono uno scienziato, non posso chiedere a queste baggianate dei gas di palude, di quelli che vedete sulla destra, gas di palude, piccioni, venere, non mi sembra che siano né piccioni né venere, e gli ha detto: io sono un astrofisico, quindi vuol dire che questi oggetti sono reali. E allora creiamo i famosi protocolli Hynek, la famosa casistica di Hynek, che contiene il primo tipo, il secondo tipo, il terzo tipo, luci diurne, oggetti notturni, tracciati radar, quindi tutte cose verificabili. Noi quello che diciamo è che la gente dice quello che non esiste è quando esiste, il che è incredibile. In un libro di, mi sembra, di Piero Angela, sul sito del CICAP ha detto: gli ufologi spacciano per vero il fatto che sono andati all'ombra, al massimo sono stati alla buvetta a prendersi un caffè. Ignoranzia, leggi sono scusato. E vedete che qui c'è la seduta all'ONU, fatta da Hunt, segretario generale dell'ONU, c'è un documento di McDonald, fisico di McDonald, sugli UFO. Un anno dopo, gli UFO arrivano all'ONU in maniera prepotente. Astronauti, fisici, matematici, il fiore della scienza, all'ONU dice: attenzione, cerchiamo di fare un protocollino, qualcosa, perché se arrivano, perché è stato un periodo, quello del 77-78, con una casistica ufologica immensa, sono stati tantissimi gli avvistamenti, anche nel nostro paese. Qualcuno si è posto il problema, l'ONU deve porsi delle domande, perché se l'ONU rappresenta la Terra, bisognerà in qualche modo sporcarsi le mani. Quindi vediamo qui i documenti dell'ONU su questo. Quindi non scopriamo l'acqua calda, quindi c'è chi in qualche modo dovrebbe tutelare l'integrità del nostro pianeta, che si è posto delle cose, che poi non sono andate avanti. Non sono andate avanti per l'insipienza di certe figure che dicono: no, noi come scienziati ci tagliano i budget se portiamo avanti queste cose, perché queste cose è fumo. Non possiamo fare i soldi. Se io faccio un progetto un caccia, faccio i soldi. Se progetto un'arma di distruzione di massa, faccio i soldi. Rivendo ai terroristi, faccio i soldi. E quindi vedete che ci sono dei documenti invece che sono contro tendenza, ci sono dei protocolli. Questo è dove c'è un protocollo dove c'è una risoluzione di decisionaria dell'Assemblea Generale dell'ONU. Qui c'è il protocollo nel 78, dove impegna l'ONU a fare delle cose. La cosa non andrà in porto perché l'isola di Grenada, c'è da dire che queste sono le immagini di Kurvald Dino con l'astronauta Gordon Cooper, con tante altre figure importanti, come vedete non stanno alla buvetta ma sono in una riunione di una sessione dell'ONU, e si sono impegnati nel cercare di portare avanti questo discorso. Il segretario che doveva portare avanti la risoluzione era Gary, presidente dell'isola di Grenada, dove ci fu un colpo di Stato, fu preso e fucilato. E la cosa decadde, eppure avevano fatto un francobollo all'ONU proprio già allora, una cosa importante. Si saranno spaventati, non lo sappiamo. Però, come vedete, la competenza, cioè ci sono le conoscenze, ci sono le persone di massimo livello. Io vi ricordo che il progetto Los Alamos, dove ha visto i più noti 100 scienziati, gli altri scienziati non lo sapevano che esisteva questo progetto. Era come un compartimento super segreto, super strano. Infatti qualcuno non esclude che possa in questo momento esistere un altro comparto simile che cerca di studiare questi eventi. Dalla parte politica e storica passiamo alla parte economica, perché sappiamo che il mondo va avanti tramite l'economia, e vediamo che il Forum Economico Mondiale ha disquisito degli UFO imitando degli ufologi, da Vallée a Friedman, al fisico Ming Kaku, a Nick Pope del ministro della difesa britannico, chiedendo ragione: ma cosa succede se arrivano gli UFO? Quali sono gli scenari per l'economia? Dal 2010 a oggi, sono passati 4 anni, ogni anno si parla del rischio extraterrestre e quello che può accadere nell'economia. Quindi qualcuno ci sta ponendo dei problemi, dei dilemmi. Quindi quando noi oggi ci poniamo il problema di fare un protocollo, perché se succede qualcosa
Qualcuno dovrà rappresentarci, ma non possiamo dare più una cambiale in bianco. Bisognerà discuterne, ma chi deve discutere deve avere le competenze giuste, perché quando si parla di una cosa bisogna essere competenti. Abbiamo il premio Nobel dell'economia che ha detto: vogliamo rimettere in moto la macchina? Facciamo finta che c'è una guerra con gli extraterrestri, facciamo i keynesiani, usiamo delle macchine immaginarie, spendiamo e la macchina del pianeta si rimette in moto. Un riconoscimento andrebbe fatto, cosa che è caduta nell'ombra, all'inventore del peacekeeping, i portatori di pace, che lui ha detto: guardate, gli extraterrestri ci sono, lui li chiamava marziani, ahimè. E ma vi rendete conto che questo è anche in sede ONU, che se dichiarassimo che ci sono quelli, improvvisamente ci uniremmo tutti e diremmo: voi non potete volare così impunemente i grandi nostri cieli. E questo è il premio Nobel per la pace. Vediamo che sull'onda di queste problematiche verranno redatti rapporti militari incredibili, dal progetto Blue Book al rapporto Condon, che comunque rimane un mattone di 1000 pagine di testi, analisi, testi scientifici. E poi cosa vediamo? Che chi rema contro? L'altro premio Nobel, Anthony Hewish, dell'International Astronomical Union, ha detto: bisogna nascondere che esistono gli extraterrestri, bisogna nascondere che ci sono i campi di concentramento in Germania, se no finita la guerra come facciamo a fare il business con questi maiali? Questo è un paradosso, ma è così, perché l'economia arrende in qualche modo. Finita la guerra dobbiamo comunque patteggiare con quelli. Quando è crollata l'Unione Sovietica, gli americani sono stati in braga di tela, perché adesso con chi patteggiamo? Con Al-Qaeda? E cosa vediamo? Che quindi i negatori in realtà del fenomeno sono i grandi invece scopritori del fenomeno. Tombaugh, che è lo scopritore del pianeta Saturno, quello che vedete qui in basso, aveva visto un sigaro. E come astronomo, io vi posso assicurare che quello che ho visto questo disegno non ha nulla a che vedere con un uccello, con il pianeta Venere. Un anno dopo cioè abbiamo il caso di Charles Whittle, che è identico. E poi cosa scopriamo? Da questi file italiani degli anni 30, quando allora la nostra legge aeronautica aveva tutti i record mondiali di volo, che qualcuno si faceva beffe della nostra aeronautica sopra i cieli di Mestre, altri sigari e altri cappelli da prete che escono da questi sigari. Così i nostri piloti descrivevano in qualche modo questo evento. E vediamo che altri scienziati fanno avvistamenti, le luci di Lubbock, uno dei massimi esperti di astronomia, Percy Wilkins, anche lui vide dei dischi volanti e lui come astronomo li prese, ma sono tantissimi casi. Poi cosa vediamo? Che si intromettono in queste cose i servizi di intelligence, documenti ufficiali che si possono scaricare da internet, dove attestano la realtà di un fenomeno, perché se io chiamo i pompieri è perché c'è un incendio, se io faccio un rapporto dicendo c'è stato un atterraggio di un oggetto, di un'aeronave sconosciuta, noi diciamo che se fosse stata la controparte, cioè allora c'era l'Unione Sovietica, oggi più che la Casa Bianca, ripeto, sarebbe la Casa Rossa. Come non è mai avvenuto tutto ciò, vuol dire che quelle cose che atterravano i rapporti CIA o delle varie agenzie di intelligence e dovevano in qualche modo testimoniare la presenza di un fenomeno estraneo. Stessa cosa accadeva in Unione Sovietica, rapporti del KGB. E poi cosa vediamo? Che nel periodo di massima conflittualità fra le superpotenze, quando, se vi ricordate, perché è stato nei movimenti per la pace, la lancetta verso l'olocausto nucleare segnava meno 4 minuti, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica redigono un rapporto dove nell'articolo 3 dicono: le parti si impegnano a informarsi immediatamente null'altro non appena si rilevino oggetti non identificati mediante sistemi di preavviso di attacco, perché molto altro noi abbiamo rischiato conflitti nucleari perché questi oggetti volavano basi militari. E quindi i rapporti di salottieri fra Reagan e Gorbaciov, dove in qualche modo parlavano di questo, e sono stati poi confermati da Gorbaciov nel Politburo a Mosca, quando gli chiesero conto di venti a parlare di marziani con Reagan, con tutto quello che c'è. E cosa vediamo? Le cose sono confermate anche dall'ex capo della NATO, il primo ministro canadese Paul Elie, che dicono: noi sappiamo che da 30 anni almeno volano questi oggetti che violano i nostri spazi. Quindi, come vedete, nessuno si pone il problema più dell'esistenza, non solo dei UFO come fenomeno, che oggi non lo contesta nessuno. Si può contestare se sia di natura terrestre o non terrestre. Invece si parla proprio di manifestazioni tecnologiche extraterrestri. Io c'avevo detto prima, Roberto me l'aveva già introdotto, i rapporti di Bangalore, che sono le slide, quindi sono documenti che sono verificabili, perché le cose che un cittadino comune dovrebbe chiedere ai propri interlocutori: dacci i riferimenti. Eccoli. Il rapporto Cometa in Francia. Il primo presidente della Repubblica Chirac, il primo ministro Jospin, poi credo che Messier
il nostro interlocutore francese Alain Boudier potrà in qualche modo poi ragguagliarci di più. Bene, questo rapporto è un rapporto bomba, dove i capi degli studi strategici, i capi della forza de frappe, cioè la forza nucleare francese, hanno attestato: guardate che là sta succedendo un bel casino là fuori, a cosa dobbiamo essere pronti, a cosa dobbiamo essere preparati? Gli americani nascondono tutto, ma noi siamo europei, un po' più di orgoglio, e vediamo di fare i compiti a casa. Infatti poi vedremo che i britannici nel 2007, in Italia veramente i primi siamo stati noi nel 2000, con l'aeronautica italiana che ha messo i dati su internet, però non è certo la RAF l'aeronautica italiana. E quindi cosa vediamo? Che la RAF, colpendo tutta l'attenzione del mondo, ha pubblicato i dati di 50 anni di avvistamenti UFO, rapporti di piloti, rapporti con equipaggi dei piloti degli UFO, incontri in volo, scontri in volo, rapporti dettagliatissimi. Stessa cosa in Canada, ma in Japan, l'ente, sarebbe l'ente di ricerca del CNR francese, sui fenomeni UFO. E anche loro hanno una statistica corroborata, e tutte le statistiche fra di loro coincidono. Su questi fenomeni esiste un 22% che è inspiegabile, di cui un 5% rimane lo zoccolo duro, e l'unica spiegazione possibile è quella che la manifestazione non può essere di tipo terrestre, perché non abbiamo né mezzi né le tecnologie per poter fare quelle cose. Intanto in America un libro va molto di moda fra i militari, An Introduction to Planetary Defense. Il libro va 3 edizioni esaurito in un mese, ed è il programma di difesa planetaria dagli extraterrestri. La cosa può fare solo sorridere, però gli americani forse erano un po' fobici, ma guardano un po' più avanti del loro naso rispetto ad altri paesi, e quindi loro temono un'invasione. Se uno può credere o meno, però insomma il fatto che si siano posti degli scenari è importante. Tra l'altro Le Monde Diplomatique fece un numero speciale sul problema dell'impatto emotivo sugli extraterrestri, perché al di là dell'aspetto militare molti temono che in realtà la Terra può implodere solamente alla notizia di eventuali civiltà che arrivano qui. E quindi cosa c'è stato? Un lavoro curioso, una persona che è stata qui, Filippo Ellis, ha preso le statistiche del Project Blue Book americano, del Ministero della Difesa britannico, del Ministero della Spaziale francese, le ha comparate e le ha messe insieme, le ha pubblicate sulla rivista dell'ESPI, che sarebbe la rivista culturale dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi parliamo non di bruscolini, ma di documenti comunque che sono ufficiali e appalesano in maniera incontrovertibile che esiste una statistica che viene studiata, e non si studiano le scope volanti o i fantasmi, si studiano le cose concrete, con metodo, non studiamo. E quindi vediamo per esempio che noi abbiamo la nostra casistica che è comparata con quella con Bacia. Improvvisamente cosa c'è? Che in questi rapporti economici del Forum Mondiale dell'Economia diciamo sì, l'economia può progredire, l'unica cosa che può succedere è che implodono le regioni monoteiste. Noi non sappiamo se sia una coincidenza o meno, ma quando arrivò Papa Ratzinger a Roma fece delle cose spettacolari, si affacciò in piazza San Pietro e disse: vi dico io qual è il problema, domani lo leggerete sull'Osservatore Romano, l'estraterrestre è mio fratello. Pochi hanno fatto caso al fatto come il Vaticano si sia impegnato improvvisamente, cambiando in fondo alcune frasi, sono di Giordano Bruno, che era bruciato 400 anni prima su piazza Campo dei Fiori. E vediamo che la Specola Vaticana organizza si impegna a livello di comunicazione nella palesare il fatto che noi siamo un granello di sabbia in un enorme deserto, e che quindi esistono tanti figli dell'universo, tutti figli di Dio, per non parlare di Balducci o di Padre Coyne. E poi improvvisamente, mentre si dibatte, leggiamo una recensione di un docente dell'Università di Urbino di estetica e di storia delle filosofie e delle religioni, che dice: mi è capitato di dover tradurre e fare la premazione a un libro dove una delle premesse era l'urgenza di fare questo libro. Urgenza perché? C'è qualcuno che sa qualcosa che noi non sappiamo? Però è uscito questo libro da un titolo provocatorio, sembrano quelli di New Age, Io a cena con gli alieni. Invece Gesù, Gli UFO e gli alieni, è un libro della Querignani Editore, quella che fa i quaderni di teologia per il Vaticano, ed è un testo ufologico bellissimo, è un testo impegnativo, e questo docente dell'Università di Urbino si è posto il problema: ma che diavolo succede? Improvvisamente, l'altro papabile in tutti i sensi, perché era candidato anche lui alle elezioni a Pontefice, Ravasi, che è uno dei massimi esperti di ebraismo antico, e molti collegano eventi biblici con gli UFO, lui si è esposto, quindi sulla pagina del Sole 24 Ore, il business paper italiano, una fede extraterrestre ha fatto la pagina di pubblicità a questo libro.
non è una cosa che l'ha fatta un prete di una piccola parrocchietta, l'ha fatto uno dei più alti esponenti del Vaticano, che tra l'altro è il presidente dell'Accademia Pontificia di Archeologia Paleocristiana, eccetera, eccetera. Quindi queste persone ci mettono la faccia. Improvvisamente, forse per non essere da meno, i protestanti fanno uscire il libro, che c'era stato edito, me lo fanno ristampare subito, La Bibbia di Schiolanti. Gli estraterrestri sono già qui, ci visitano da tanto tempo, come diceva Balducci, non sono gli angeli biblici che si accoppiavano con le donne perché il libro scritto non ti accoppia e non fai figli, ma erano visitatori probabilmente. Quindi cose molto ardite, non molti ci hanno fatto caso, anche nei molti ambienti cattolici, anche perché questi libri si trovano solo nelle librerie dottrinali, nelle librerie religiose. Però vi rendete conto? Fidel, qui c'è l'amico Orestes che viene appunto da Cuba, abbiamo una prima mondiale perché per la prima volta un ufologo cubano viene qui, e quando Fidel ha chiesto a Papa Borgia, Papa Wojtyla, ma esistono gli extraterrestri? No, non mi gusta. A Papa Ratzinger gli ha detto, ma esistono gli extraterrestri? Padre Funes che l'ha accompagnato ha detto, certo, le creature di Dio sono in tutto l'universo. Questa cosa è stata pubblicata su Cuba Debate, che è il giornale del Partito Comunista Cubano, è incredibile. Però pochissimi lo sanno, il fatto che uno non lo sa non lo esenta dal fatto che non esista. E possa parlare di cambio di paradigma, ad esempio, qual è la prima cosa che ha detto Umberto Eco che sa andare la scuola? Nelle scuole britanniche, in questi, negli ultimi due anni, stanno facendo lezioni di cultura e sociologia sul fatto che i bambini devono imparare ad accogliere gli alieni. Ci sono esercitazioni. Tra l'altro il nostro ministro dell'istruzione ha fatto fare pochi anni fa un tema sugli UFO e sugli alieni, anche lì, l'esame di maturità che fece Scalpore. Non so se fece Scalpore, dovrebbe fare più Scalpore, che nelle scuole britanniche fanno questo tipo di esercitazioni. Poliziotti e bambini monitorano il territorio, vedono come si devono comportare in caso di atterraggio UFO. Dici, in Italia non hanno nemmeno i soldi per la carta igienica nelle scuole, figuriamoci se hanno tempo di fare questo. Però vi dico come è cambiato il paradigma, sono tutte cose che però ormai, sentivo qualcuno che diceva, ma ormai queste notizie non fanno più, certo. Ci chiediamo se ad arte che non devono fare più notizia, non dobbiamo più essere spaventati, non lo so, però è importante. Corso, ecco, questo corso di astrobiologia per corrispondenza, una cosa interessantissima, qui ci sono delle nozioni molto importanti. L'ultima domanda finale dell'esame è, chi deve rappresentare la Terra secondo te? E poi l'informatica. Qualcuno sostiene che probabilmente, a parte le guerre informatiche che si fanno in Russia e Stati Uniti, io ho quasi finito, potrebbe accadere che un virus alieno si introduca nei nostri sistemi, visto che adesso useremo sistemi satellitari per le trasmissioni di internet sulla Luna e sulle spedizioni per Marte. E cosa succede? Che mentre si parla di questo, il National Geographic fa appunto degli speciali di indagine sull'UFO Sighting Tracker e sui segnali, sul famoso anniversario del nuovo, il famoso segnale intercettato e mai sfigato convenzionalmente, se non come una probabile fonte di origine extraterrestre. Quindi vediamo che organismi di stampa di una certa levatura si iniziano a prendere queste cose con serietà, professionalità. Infatti noi diciamo che anche il riconoscimento del premio giornalistico forse ha fatto un po' da spartiacque. E quindi perché forse? Perché temevano gli incidenti che sono successi nel 38? Le città prese dal panico, gli assalti ai negozi, non lo sappiamo, però sappiamo che adesso la CNN e la BBC si sono posti il problema, Twitter che è uno degli strumenti di massima velocità a livello giornalistico di comunicazione, e se c'è la notizia del contatto alieno, creerebbe il caos, abbiamo tutti questi strumenti, Facebook, Twitter, e non è come il film della Gilt il film Contact, che quando il setting prende un messaggio arriva in Italia e dicono voi state giocando, qui adesso ci pensiamo noi. Questa cosa sfuggirebbe di mano a tutti, perché oggi chiunque è in grado, se succede qualcosa, di in pochi secondi. È successo quando gli americani hanno ucciso Bin Laden, che c'era uno spettatore lì che si è messo a twittare e dice no, sono degli americani che stanno bombardando la casa di fronte, perché? E tutto il mondo ha capito. I bissi alieni, un fisico ha detto, bene, siamo qui, mettiamo le postazioni e proviamo a mandare un messaggio, magari ci rispondono. Fermi tutti, panico alla BBC, e se rispondono a parlacce, che figura ci fa la BBC? Queste sono le giustificazioni. Eppure, come vedete, il
quindi il problema è andato ben oltre qualsiasi logica giustificazionista del fatto che queste cose sono cose per così di una certa inconsistenza. Tra l'altro una notizia clamorosa fu fuori onda di Medvedev, e questo ve la dice a proposito del famoso ricchi di Somaro di Colloidi, che qualcuno poi dovrebbe portare a fare un premio come fa Mediaset con cosetto d'oro che dà alle persone che fanno delle gaffe. Tutti i nostri giornalisti a dire Medvedev sì, si fa una dichiarazione che c'ha l'agenda con gli alieni, e poi parla di Men in Black, il film. Se qualcuno conoscesse un po' il russo, forse si porrebbe il problema che chiama Paruschi NLO Taina Lionien i Cerno, che sarebbe Men in Black in russo, un documentario di 45 minuti sui Men in Black russi, un documento scientifico, non è un film comico. Lo faremo vedere stasera, abbiamo il film che possiamo dimostrare che quando quello originale, non quello citato dagli ignoranti giornalisti italiani, nostri colleghi, che qualche volta fanno del governo e non lasciano crescere. Se uno copre una divina, perché oggi il pianeta esiste la libertà di stampa, ma ormai le agenzie di stampa sono solamente due, e sono fra l'altro socio-economiche in borsa. Quindi posso avere in mille tessere che dicono tutte la stessa cosa, la nostra bella libertà. Ho finito in questo, ripongo il problema del global risk. All'ultimo, nel 2013, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, si è posto pure il problema del rischio alieno. San Marino ha avuto un premio, ha dato un premio a uno scienziato, l'abbiamo già detto oggi, e questo, per questo è l'importanza, perché siamo qui, perché siamo a San Marino, perché è il 20° anniversario, e questa proposta dei protocolli. Io concludo con degli interrogativi. Oggi Pilotti ha parlato del contact walk test, contatto e poi. Noi diciamo che per questo non c'è problema, ma servono ufologi e ricercatori seri e competenti, non gente improvvisata. Non si può non riconoscere a livello planetario, visto che anche a Cuba sapevano che facciamo San Marino dalla prima edizione. Quindi il ruolo storico dei simposi internazionali di San Marino su seti e vita extraterrestre deve essere tesaurizzato, deve essere valorizzato. Da San Marino deve partire un'iniziativa per costruire una commissione di esperti finalizzata a questo studio di contatto ufficiale. San Marino può essere quello che ha mancato Grenada, tra l'altro per lo stato di San Marino può essere un'occasione per in qualche modo emergere un piccolo stato, può diventare di grande statura a livello statistico. E quindi noi ci auguriamo che gli sforzi congiunti portino comunque alla creazione di un centro permanente, polivalente e documentale. La verità è là fuori, poi sta a voi farne uso. Grazie. Grazie a Dio. Adesso sarei previsto io. Normalmente io parlo a braccio, però questa volta eccezionalmente sono costretto a leggere qualcosa, perché è per una questione di cortesia e di correttezza nei confronti dei delegati stranieri che sono qui convenuti, che hanno già avuto questo documento, e che chiaramente è sulla base di questo documento che poi sono in qualche maniera emersi i conseguenti protocolli, di cui poi parleremo meglio stasera, e che saranno anche accettati in funzione della loro adesione. Prima Vladimiro diceva giustamente, allora intanto diciamo questo, in ogni caso un contatto di massa con esseri alieni costituirebbe indiscutibilmente per l'umanità uno schiaffo epocale senza precedenti, e gli effetti sarebbero sicuramente più di uno. In primo luogo ci sarebbe un effetto tecnico, scientifico e militare. Il primo sconvolgente schiaffo sarebbe indubbiamente quello appunto a livello tecnico-scientifico, e non potrebbe non ridimensionare, e anche non di poco, l'arrogante certezza di tante nostre conoscenze, rivelando fatalmente condizioni e conquiste ben al di là del nostro più sconfinato orgoglio tecnologico. Di più, la nostra comunità scientifica dominante, tradizionalmente scettica e conservatrice, irrimediabilmente scavalcata, sarebbe sfiduciata e derisa, come se i suoi esponenti, in precedenza stimati e onorati, fossero di colpo divenuti ai nostri occhi gli stregoni di una tribù dell'Africa nera. E solo chi avesse dimostrato in precedenza delle aperture a questa nuova realtà avrebbe forse qualche chance di essere ancora ascoltato, e magari anche nel rispetto e nell'ammirazione generale. Nella migliore delle ipotesi resta comunque il fatto che constateremo di colpo di avere in effetti un know-how da terzo mondo rispetto ai possenti occupanti degli UFO in grado di viaggiare fra le stelle.
e non sarebbe certo piacevole assumere Octorto Condo il ruolo consapevole di selvaggi sottoacculturati o poco più rispetto ai nuovi venuti, tanto più che, come già dimostratosi in passato, i nostri mezzi di offesa si dimostrerebbero assolutamente inadeguati a contrastare gli UFO, e questo creerebbe necessariamente profonda delusione e probabile avversione nell'ambiente dei militari, necessariamente frustrati da tutto ciò. Ne scaturirebbe una demotivazione generale e un totale crollo psicologico in un settore finora considerato utile e onnipotente, e che adesso si scoprirebbe pressoché inutile e privo di chance per il futuro. Qualcosa di simile, ma certo a livello meno grave, è accaduto in seguito all'implosione dell'Unione Sovietica, sia in USA che nella stessa ex Unione Sovietica. Come è noto, già all'indomani della caduta del muro di Berlino e del collasso dell'URSS, circolava una significativa battuta fra i militari occidentali che parafrasava un vecchio proverbio popolare: chi trova un nemico trova un tesoro. Poi abbiamo l'effetto politico-economico. Il secondo shock sarebbe fatalmente di tipo politico-economico e avrebbe degli effetti ben più gravi e dirompenti, quelli derivanti da una sconvolgente crisi di autorità. Infatti, di colpo, rispetto agli alieni, il peso dell'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti, sarebbe per tutti necessariamente omologato a quello dei leader di staterelli politicamente considerati delle realtà pressoché irrilevanti, dai capitani reggenti della Repubblica di San Marino al principe di Monaco. E così l'oggi incontrastato nuovo ordine mondiale, incarnante la potenza planetaria degli Stati Uniti, cesserebbe necessariamente di esistere ovunque e per tutti. Tale crollo di autorità sarebbe inevitabile e totale, in quanto in presenza di una civiltà extraterrestre avanzata non ci sarebbe più da guardare agli americani come l'unico punto di riferimento per il progresso e lo sviluppo del mondo. Anzi, è molto probabile che la gente rimuoverebbe con un atto quasi liberatorio il gravame dell'arrogante egemonia globale USA, non prestando più alcun credito alla loro già non troppo popolare autorità imperiale. Ma non solo. Le stesse autorità di potenze minori, dai paesi dell'Unione Europea a quelli della Federazione Russa, dalla Cina all'India, dal Brasile all'Australia, dal Giappone al mondo arabo, sarebbero ugualmente in profonda crisi, e ovunque la gente chiederebbe lumi e risposte a molteplici interrogativi. E va da sé che la stragrande maggioranza dei nostri capi politici e militari, dagli imbelli ai superficiali, dai militari agli impreparati, sarebbero fatalmente travolti anch'essi, mentre la gente guarderebbe necessariamente ad altri leaders più affidabili, in grado di essere credibili con i nuovi interlocutori e di poter fornire risposte alle legittime istanze del pubblico. È verosimile pensare che chi avesse espresso pregresse opinioni positive sull'esistenza di esseri extraterrestri sarebbe comprensibilmente avvantaggiato. Ma c'è di più. Sul fronte dell'economia, la evidente constatazione delle possibili applicazioni di una tecnologia superiore, seppur palesemente diversa dalla nostra, ricordo che gli UFO non sono infatti propulsi da motori a propulsione chimica o atomica, ma indiscutibilmente da qualche forma di applicazione dell'elettromagnetismo, una fonte energetica sicuramente pulita e libera, molto più libera di altre a noi note e apparentemente gratuita. Ecco, non potrebbe non avere tutto questo pesanti conseguenze sul nostro sistema economico fondato sulla domanda e sull'offerta, e potrebbe comportare il probabile abbandono generalizzato e sistematico di fonti di energia superate e inquinanti come il petrolio, a tutto vantaggio di sistemi energetici anti-economici ispirati alla tecnologia dei nuovi venuti, con conseguenti irreversibili crisi delle famigerate sette sorelle del petrolio e tutti i vari paesi produttori, quelli arabi in testa. Inoltre, non è da escludere che con eventuali altre informazioni biologiche acquisite dagli alieni si potrebbero anche raggiungere in breve radicali vantaggi in campo medico, con conseguente crisi delle multinazionali del farmaco che lucrano oscenamente sulle patologie umane. Il vecchio mondo, fondato sul sapere e sul potere di pochi ai danni dei molti, entrerebbe così in crisi con un effetto domino velocissimo e incontrollabile. Poi abbiamo l'effetto filosofico-religioso. Un terzo, notevolissimo impatto, appunto, sarebbe quello in campo filosofico-religioso. In effetti, in teoria, oggi cristiani, islamici, ebrei, induisti e buddisti non trovano inconciliabile con il loro credo religioso la esistenza di esseri extraterrestri. Anzi, i problemi sorgerebbero però fatalmente con l'intransigente pregiudizio dei tanti gruppi integralisti
presenti all'interno delle varie confessioni, sul tipo di chi vorrebbe convertire gli alieni o peggio tendere a omologarli a esseri divini o demoniaci. Basti ricordare che vari teologi della Chiesa Cattolica hanno già accettato dagli anni 50 la possibile realtà di UFO pilotati da alieni. Questi ultimi, è anzi stato sottolineato, dovrebbero comunque esistere, in quanto la loro esistenza costituirebbe un assurdo e impossibile limite alla onnipotenza creatrice di Dio, non ci sarebbe che accettarli. Di fronte, di contro, alcune confessioni protestanti identificano invece le entità associate agli UFO con manifestazioni di tipo diabolico. Quel che è certo è che le dispute teologiche infurierebbero, generando fatalmente anche nuovi culti e non poche sette in un clima neomillenaristico, senza escludere scontri fisici causati da delirio religioso. Si pensi che già adesso in Vaticano c'è persino chi si ritiene investito del diritto, dovere divino di evangelizzare esseri extraterrestri. Questo è tutto da dimostrare. Quanto alla filosofia, l'antropocentrismo sarebbe definitivamente accantonato una volta per tutte, portando così fatalmente a termine anche a livello di coscienza collettiva quella rivoluzione copernicana finora completata solo in ambito dell'intelligenza scientifica, mentre la gente continua ancora a pensare stupidamente che l'uomo sia il centro dell'universo. Solo che tutto ciò si tradurrebbe anche in una completa detronizzazione dell'uomo sapiens, da padrone del mondo a suo semplice inquilino, al pari delle tante specie animali che popolano la Terra. Sempre che la nostra stessa specie non sia poi stata trapiantata sulla Terra da qualcun altro, tanto tempo fa. Un relativo precedente in tal senso può essere offerto dalla setta nota come la religione raeliana, sorta grazie al contattato, o presunto tale, francese Claude Borilon, i cui extraterrestri, gli Elohim, nostri presunti creatori, lo avrebbero nominato loro referente terrestre col nome di Rael. Si tratta di una assurda religione atea, edonistica e antispirituale, che nega l'immortalità dell'anima e professa invece l'immortalità fisica per adepti tramite la clonazione praticata dagli alieni su quanti di loro lo meritino. La setta non ha collegamenti col fenomeno spiritualista del contattismo ed è comunemente considerata dagli studiosi di ufologia solo come un goffo strumentale sottoprodotto, ispirato furbescamente a spunti e dati reali, della realtà ufologica dovuto all'ennesimo falso profeta in turno, un ex giornalista sportivo. Sicuramente sarebbe la prima ad essere spazzata via dalla presenza dei veri alieni. Poi abbiamo l'effetto psicosociologico, individuo, costume e società. Una quarta batossa, e tutt'altro che irrilevante, sarebbe quella sul fronte sociologico in rapporto all'individuo, al costume e alla società, e non è affatto da escludere che i vecchi sistemi tradizionali possano e debbano essere conseguentemente superati, abbandonati o scardinati, rivedendo radicalmente atteggiamenti, comportamenti, schemi e ruoli a livello di gruppi e di singoli. Va da sé che certo non potremmo non subire l'influenza della presenza e del modus vivendi dei nuovi arrivati, dai loro comportamenti, costumi e stili di vita al loro codice etico, che difficilmente però potrebbe essere peggiore del nostro, ieri come oggi, fondato sulla violenza, la sopraffazione e lo sfruttamento sistematico dell'uomo sull'uomo. E potrebbe anche esserci chi reagirebbe in negativo, considerando di per sé qualunque alieno un intruso indesiderato da tenere e combattere a ogni costo, in quanto diverso, specialmente in USA, dove chiunque può possedere armi e farne uso per difesa personale, con le conclusioni che ben sappiamo dalla cronaca. Le reazioni psicologiche da paura, ricordiamo che sono molto pericolose. Ad esempio, è stato illuminante e significativo l'atteggiamento della popolazione rurale della Virginia, negli Stati Uniti, di fronte all'intensificarsi degli avvistamenti di UFO nel corso del 1965. Un dispaccio d'agenzia dell'Associated Press il 3 gennaio di quell'anno riferiva infatti che allo scopo di difendersi dagli alieni, molti virginiani, abitanti delle campagne, circolavano armati, pronti a far fuoco e pronti a tutto. Minacciandoli espressamente di arresto, lo sceriffo John Kent della contea di Augusta era addirittura giunto a diffidare i propri concittadini dallo sparare addosso ai misteriosi visitatori che qualcuno aveva affermato di aver visto aggirarsi con le loro navi nelle campagne. In Italia, sotto il curioso titolo Lo sceriffo protegge i marziani, la diffusa e popolarissima Domenica del Corriere aveva all'epoca dedicato alla questione una tavola di copertina del suo numero del 7-8 febbraio. Del numero 7-8 del 21 febbraio 65, illustrata dal ben noto Walter Mulino.
come rileva più precisamente il settimanale, il fatto è accaduto a Stanton negli Stati Uniti. Vabbè, qui racconta l'episodio. Una conferma di un simile atteggiamento potrebbe essere documentata nella pratica da un episodio che riveste indubbiamente un'importanza notevole per il suo carattere sintomatico. Numerosi giornali riferirono il 27 e 28 luglio 1968 come un brigadiere della polizia argentina, come riferito dalla stampa locale, avesse veduto scendere tre esseri da un disco volante e come poi, senza porsi troppi problemi, avesse quindi scaricato il proprio mitra contro di essi. Il fatto si è verificato la mattina del 25 luglio in un aeroporto militare presso Olavarria, città situata a 350 a sud-ovest di Buenos Aires. Il brigadiere, allarmato a seguito dell'apparizione di una strana e intensa fonte luminosa al di sopra di una pista di soccorso dell'aerodromo, si era armato ed era saltato su una jeep accompagnato da tre colleghi. Giunti sul posto, i quattro poliziotti avevano avvistato un ordigno di forma ovale, alquanto appiattito, munito di piedi di appoggio, che stava compiendo una serie di evoluzioni a bassa quota emanando luci multicolori. Successivamente l'oggetto misterioso doveva posarsi dal sole e da questo dovevano discenderne degli esseri. Si trattava di tre occupanti alti circa 2 metri, indossati di combinazioni di volo fosforescenti e tutti dall'aspetto umano. Quando si erano incamminati verso la pattuglia, il brigadiere, preso dal panico, aveva sparato presso di loro una scarica di mitra, senza peraltro riuscire apparentemente a colpirli. Questi ultimi, di fronte a tale comportamento, avevano prontamente risposto al fuoco, dirigendo contro i poliziotti dei raggi emanati da strane sfere luminose che essi tenevano in mano, aventi l'effetto di paralizzare i quattro militari. In tale situazione di sicurezza sarebbero quindi risaliti sull'oggetto, lasciando subito dopo la zona a bordo di quest'ultimo. L'apparente incredibile episodio di Olavarria comunque dovrà successivamente avere una clamorosa replica a Fort Beaufort in Sudafrica. La mattina del 26 giugno 72, infatti, un UFO avvistato ed evoluente a bassa quota è stato fatto segno a ben 15 colpi d'arma da fuoco dall'agricoltore Benny Smith e da due poliziotti. L'episodio è stato ampiamente riferito dalla stampa. Visti tali precedenti, chi potrebbe biasimare gli alieni per il fatto che non prendono contatto con la popolazione mondiale? Molti temono e combattono tutto quello che non conoscono e non capiscono. Poi abbiamo l'effetto biologico, contrasto o fraternizzazione a livello psicofisico e anche possibile medicamento. Un contatto di massa con alieni, dalla morfologia non umana o anche dalle caratteristiche umanoidi differenziate rispetto a quelle note, potrebbe presumibilmente ingenerare varie forme di razzismo. Il diverso ha infatti sempre finito col costituire un problema per tanti. Invece il fatto di trovarsi di fronte ad esseri antropomorfi, perché così vengono concordemente e comunque descritti da sempre gli occupanti di UFO, dovrebbe costituire senz'altro un fattore importante e comunque positivo. Ma nell'immaginario collettivo essi saranno pur sempre esseri diversi, anche se fossero identici a noi, per il solo fatto di essere ben più progrediti oppure meno fisicamente vulnerabili di noi. E di conseguenza l'impatto sul fronte biologico comporterà forme di compatibilità, ovvero di incompatibilità. Il loro margine, ancorché meno gradevole, la loro immagine, ancor meno gradevole della nostra, potrà viceversa essere vista come migliore, o al contrario, una loro morfologia più gradevole della nostra potrebbe essere considerata meno accettabile proprio per il fatto di essere troppo bella e dunque solo umana e troppo distante da noi. Un contrasto psicofisico sarebbe comunque dietro l'angolo. D'altronde l'eventuale possibilità di fraternizzare fisicamente, perfino magari sessualmente, farebbe fatalmente sorgere anche dei grossi problemi di compatibilità o incompatibilità sul fronte puramente biologico. In altri termini, vi saranno dei margini per eventuali abbinamenti di tipo sessuale fra noi e loro? Punto interrogativo. Episodi ufologici legati a scottanti ma documentati casi, detti da certuni incontri ravvicinati del quinto tipo, definiti anche di esogamia, quale quello di Antonio Maria Sposi in Brasile, per esempio, ricordano molto la leggenda degli angeli veglianti, ribelli, accoppiatisi con le donne antidiluviane, oppure l'episodio di puro contattismo in Sudafrica legato all'esperienza, alla supposta esperienza di Elizabeth Clarer, che avrebbe avuto un figlio da un extraterrestre centauriano negli anni 50. Poi abbiamo l'effetto tabula rasa e l'effetto spugna, cioè la necessità imperativa di reagire alla cosiddetta ammonia.
Allora, dopo aver metabolizzato il concetto che non solo non siamo soli nell'universo, ma che come abitanti della Terra ci troveremo di fatto in una condizione subalterna rispetto agli extraterrestri giunti fino a noi, occorrerebbe assolutamente superare l'impasse reagendo al crollo generalizzato dei valori di riferimento tradizionali, cioè a quella che i sociologi chiamano anomia, sostituendovene di nuovi e positivi. In primo luogo, evitando di guardare all'alieno come a un diverso da temere, avversare o combattere. Andrebbero individuati piuttosto i valori che ci unissero ai nuovi venuti, dai più banali ai più complessi. In secondo luogo, avrebbe compreso che senza peraltro sentirci per questo inferiori, dovremmo calarci senza esitazioni nella condizione di chi ha sviluppato una consapevolezza della necessità di apprendere tutto quel non poco che esponenti di una civiltà extraterrestre giunta fino a noi potrebbero fornirci su diversi fronti, da quello tecnologico-scientifico a quello medico e da quello pratico a quello etico-spirituale e comportamentale, anche a costo di fare tabula rasa con le nostre conoscenze pregresse, dovrebbe subentrare in noi un effetto spugna che ci consentisse di assorbire al massimo ciò che ci potesse essere sottoposto o trasmesso dagli alieni, senza peraltro con ciò cassare necessariamente tutto o quasi del nostro precedente know-how, evidentemente più acquisissimo dai loro dati informazioni positivo e più saremmo al loro livello. Il conseguente rapporto con alieni istruttori, con cui fossimo in condizione di stabilire un proficuo dialogo, andrebbe visto non come un confronto, ma piuttosto come una crescita, o se si preferisce come una scorta di concreta scolarizzazione planetaria a tutti gli effetti. E allora bisognerebbe andare verso una forma di esodiplomazia. Diversi autori hanno suggerito, nei confronti delle tematiche ufologiche, una visione esopolitica, individuando la necessità di approfondire le nostre conoscenze sui visitatori alieni per poter meglio interagire con loro a tempo e luogo. In caso di contatto di massa, naturalmente, tale visione embrionale, necessariamente vaga, dovrebbe essere sostituita a tutti gli effetti da un vero e proprio approccio esodiplomatico, o xenodiplomatico per usare un altro termine, prevedente rapporti aperti e concreti e quanto più franchi, positivi e paritetici fra esponenti deputati di due diverse culture planetarie, la nostra e la loro. Il 19 giugno 2012 l'agenzia russa RIA Novosti ha diffuso le dichiarazioni alla TV, rilasciate alla TV cinese dal cosmonauta russo Gennady Padalka, che ha espresso la sua opinione che non siamo soli nell'universo e che certo un giorno incontreremo dei fratelli dello spazio, un po' come Padre Funes, simili a voi. Il cosmonauta ha anche aggiunto che le Nazioni Unite e il governo cinese avrebbero sviluppato necessarie istruzioni da seguire nell'eventualità di un contatto con esseri extraterrestri e che l'ONU disporrebbe di dettagliate istruzioni in tal senso. Quali? Voi ne sapete qualcosa? Noi no. Su questo fronte qualcosa si è comunque mosso qualche tempo fa. Erroneamente indicata dai media internazionali come la persona preposta nel caso dalle Nazioni Unite a seguire la questione, nel 2010 l'astrofisica malaysiana Mazlan Othman Debunosa, che è l'ente ONU per gli affari relativi allo spazio extraatmosferico, fondato nel 62, ha smentito il suo presunto incarico, ma ha anche sottolineato che l'ONU dovrebbe seriamente porsi il problema. Ricordiamo che già nel 67 il segretario delle Nazioni Unite, Utant, aveva pubblicamente dichiarato di ritenere quello degli UFO il problema più importante per le Nazioni Unite subito dopo la guerra del Vietnam e che in seguito, nel 1978, il suo successore, Kurt Waldheim, aveva ufficialmente consentito che si gettassero le basi di un organismo permanente dell'ONU preposto a seguire il fenomeno UFO su proposta del governo dello Stato caraibico di Grenada. Un provvidenziale, il termine fra virgolette, colpo di Stato in quel paese con la deposizione ex abrupto del primo ministro Sir Eric Daly, animatore dell'iniziativa, impedì la discussione e la votazione finale della proposta all'Assemblea Generale, congelando così il tutto con grande soddisfazione da parte degli USA, nemici giurati del fenomeno UFO. Nel 1987 Mary Connors, del centro ricerche AIDS della NASA, osservò che è comunque determinante il modo con cui la gente risponde alle varie notizie. Circa gli UFO e gli alieni,
Vari rilevamenti ci dicono che oggi almeno la metà della gente crede che esseri extraterrestri ci abbiano visitato. Poiché tale credenza parrebbe ormai più radicata di una semplice e generica accettazione di principio dell'esistenza di esseri extraterrestri come qualcosa di atteso e magari desiderato, indubbiamente il programma di training ha dato i suoi frutti, perché noi siamo stati oggetto di un sottile programma di training attraverso il cinema, la televisione e quant'altro. Ma l'evento, anche se incruento e ben diverso dello scenario di Herbert George Wells della Guerra dei Mondi, sarebbe in ogni caso destabilizzante e certamente dopo non saremmo mai più gli stessi. È fuori discussione che nel caso in cui un contatto si manifestasse, come suo solito, l'umanità manifesterebbe in primo luogo sospetto e paura. Dal momento che noi non siamo ancora in grado di inviare i nostri rappresentanti verso altre civiltà nello spazio, ciò ci porterebbe necessariamente a dover comunque ammettere l'esistenza di creature molto più evolute e magari ad agire in termini tali che gli alieni potrebbero considerare tutt'altro che amichevoli. E ciò potrebbe anche perderci. E loro, gli alieni, nella scia delle certosine ricerche di Charles Fort, fra le due guerre mondiali, accurate indagini retrospettive ci dicono che le visite di quelle che oggi noi chiamiamo UFO si sono verificate in USA con l'ondata delle Airships del 1896-97. E poi, andando indietro, ne ha più ne metta, si arriva fino ai Pipei Ardentes dei Romani, si arriva ovviamente a quanto potremmo leggere qua e là nell'Antico Testamento, si va a parlare dei Sumeri, si va ai Deva, degli Indo-Ariani e così via. Si trattava di antichi astronauti extraterrestri divinizzati che sono già venuti qui in un lontano passato? Signori, nulla potrebbe farcelo escludere. Diciamo che a questo punto c'è da tirare qualche conclusione. Allora, il russo Konstantin Tsiolkovsky, uno dei padri dell'astronautica, con l'americano Goddard e il tedesco rumeno Oberth, osservava che siamo fratelli, ma non di meno ci uccidiamo a vicenda. Iniziamo guerre e trattiamo brutalmente gli animali. Come tratteremo dunque mai degli stranieri assoluti, esseri di un altro pianeta? Ricordiamo infatti che i primi alieni con cui ci siamo confrontati e ci confrontiamo sulla Terra sono in realtà proprio gli animali, con i quali abbiamo solitamente interagito nel modo peggiore, e con cui solo oggi cominciamo a capire di dover stabilire un rapporto più paritetico, responsabile e consapevole. Lo studio della zoologia, dell'etologia e della psicologia animale sono dunque basilari per poter approcciare l'idea di un'antropologia extraterrestre, o forse, come sarebbe più opportuno definirla, della xenologia, la futura scienza degli alieni. Una scienza nuova è tutta da scoprire e da inventare, dove indubbiamente e necessariamente ci si dovrà muovere costituendo degli appropriati gruppi di contatto tali da procedere a piccoli passi in ambiti definiti verso l'obiettivo. Veniamo alle conclusioni. Allora, la creazione di un protocollo internazionale sul contatto extraterrestre è dunque urgente e indispensabile, ed esso dovrà necessariamente prescindere da provinciali affermazioni di principio proprio della nostra riduttiva visione del mondo. Premesso che, 1. La Terra risulta visitata da tempo da presenze extraterrestri avanzate per mezzo dei cosiddetti UFO. 2. Tali intelligenze non hanno manifestato ostilità pur potendo avvantaggiarsi della nostra inferiorità. 3. Un contatto di massa, seppur sconvolgente, ci offre una inusitata opportunità storica di sviluppo. 4. In tale eventualità molte nostre realtà e idee dovranno necessariamente modificarsi. Tale protocollo dovrà pertanto prevedere in primis l'abolizione di ogni concetto di conflittualità tra l'umanità ed altre intelligenze extraterrestri e fare propri al contempo i criteri condivisi di libertà, uguaglianza, fratellanza e solidarietà fra i popoli della Terra, valorizzando valori universalistici pur nel rispetto del relativismo culturale e condannando non solo la violenza e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma così pure ogni forma di egemonia di carattere informativo, politico-militare, economico-finanziario, energetico, sociale e religioso. Questo comporta anche il non riconoscimento dell'autorità egemonica unilaterale di stati o enti che non riconoscano de facto, palesemente, tali criteri. Come già detto, in campo scientifico, il professor John Zarnecki della Open University e Martin Dominic dell'Università di St. Andrews hanno recentemente sollecitato un piano responsabile guidato da esperti e scienziati per evitare interessi di potere e opportunismo, tra virgolette queste parole,
nel caso che gli alieni arrivino sul nostro pianeta. La mancanza di coordinamento, secondo questi scienziati, è facilmente superabile con la creazione di un piano generale di lavoro guidato attraverso uno sforzo realmente globale governato da un gruppo politico con sufficiente legittimità. Più che ad accademici, improvvisatisi esperti del settore, ovvero coinvoltili estemporaneamente, è a chi studia continuativamente dal 47 gli UFO in modo serio, scientifico e in contatto con autorità e istituzioni che spetta storicamente e consapevolmente tale diritto e onere. Sulla base della sua riconosciuta e positiva immagine in oltre 45 anni di attività, il Centro Ufologico Nazionale Italiano, che è uno dei 5 più vecchi organismi del genere ancora attivo operante nel mondo, non può non considerarsi un candidato competente e affidabile, e pertanto intende procedere senza indugio bypassando totalmente chiunque in stretto contatto con colleghi internazionali all'altezza di questo compito. La commissione internazionale incaricata, di cui in questo momento cui sto dando voce, si è già messa al lavoro per mettere a fuoco i protocolli necessari che saranno presentati. Su queste basi ideali, gli interlocutori iniziali di un eventuale auspicabile contatto aperto e ufficiale che adesso a verificarsi dovranno essere peraltro indicati negli estensori dei protocolli, quali membri di una delegazione internazionale investita pro tempore di tale incarico, in attesa che le Nazioni Unite eventualmente si pronuncino in nome della comunità internazionale. Il problema va affrontato da ricercatori e ufologi seri e competenti, e non da scienziati insipienti e improvvisati al soldo di governi corrotti.